Anche io mi trovo in grossissima difficoltà con questo Instagram, questa connessione. C'è un cane che mi chiede la palla ogni minuto. Siamo un'altra generazione, Ronny. Siamo un'altra generazione. È vero, difficile questo. Non c'era Instagram ai nostri tempi. Avevamo più tempo a fare altre cose. Dove eravamo? Comunque, eravamo che il Barcellona ti manda via, tu vieni all'Inter, io che ti dico, oh, non so come fa il Barcellona a dirti che non può tenerti perché hai fatto dei gol, a parte tanti, ma poi dei gol particolari, uno su tutti col Compostela che mi è rimasto in testa, e da lì mi ha ispirato perché ho visto velocità, tecnica, potenza, fantasia, freddezza davanti al portiere, cioè ho visto tutto in quello che doveva esserci in un attaccante. Io no, non sono attaccante per natura, cioè lo sono per natura, ma un ruolo un po' diverso. Io e te abbiamo un ruolo un filino diverso, però sei stato il tuo arrivo all'Inter, oltre che da una parte ovviamente fortificare una nostra rivale, è diventato per me fonte di ispirazione. Allora io sono andato dal preparatore e ho detto, oh, guarda che qui dobbiamo lavorare di più. Trova il modo, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare più pesi, dobbiamo fare più scatti, dobbiamo fare più allenamenti, quello che è, però dobbiamo alzare l'asticella, diciamo così, no? Quindi quello è stato l'ispirazione. Poi hai parlato giustamente della competizione, perché io ho sempre vissuto una partita dentro la partita, cioè la partita che tu fai con la tua squadra e poi c'è la partita tua personale, che lo fai per te stesso, ovviamente, nel senso che devi cercare di migliorare e tutto, e poi lo fai con chi pensi siano, non dico i tuoi rivali, però le persone con cui che guardi di più. Allora io ogni fine partita dico, Ronaldo ha fatto gol, Ronaldo ha fatto gol ancora. Era bello, era. Quanti ne ha dribblati sto giro? Ah, oggi ne ha dribblati 10, porca miseria, io ne ho dribblati 8. Per cui sono stati anni fantastici. Guarda, è successo di tutto, come ben ricordi, nel bene e nel male, per entrambi di noi, perché abbiamo gioito per tanti trofei, abbiamo sofferto per entrambi, un infortunio, che ci ha cambiato un po' la carriera, perché penso che anche a te l'infortunio al ginocchio ha un po' cambiato, no? Certe abitudini e certe cose che puoi fare in campo, non riuscivi più a farle subito, no? Ci hai messo un po' di tempo a Sì, riprendere. Io sì. per me è stata così. Quindi Diciamo che mi ha interrotto un po' la dinamica che avevo, no? Perché stavo benissimo, erano già 4-5 anni che giocavo senza problemi fisici. Però io dico spesso che prima cioè, ho avuto questa discussione con Fabio Cannavaro, no? Che prima dei 2000, noi ci allenavamo di maniera molto diversa di quello che si allenano dopo 2000, no? Nel senso che molte volte prima del 2000 mi sono trovato nella situazione di allenarmi con Roberto Carlo e con Cafu e dovevo andare per 10 giri del campo nel loro ritmo, no? Che a me non serviva quello ritmo. Io invece di fare 30 scatti in una partita volevo fare 40, 50 scatti. E allora queste corse di lunga distanza a me sempre mi ha traumatizzato tantissimo queste corse. oh, E non prima mi dire. facevamo tantissimo, no? Ogni settimana c'era da fare 10 km. Io ne ho fatto tanti. Però dopo 2000 sì che è un po' cambiato, le squadre già iniziavano a fare allenamenti individualizzati, no? Cercando di migliorare ognuno le sue caratteristiche, ognuno le sue qualità.
E allora io trovo solo quello per il mio infortunio. Cioè, diciamo che non vorrei mettere la colpa su nessuno, assolutamente no, però l'unica cosa che trovo come spiegazione è che mi sono allenato male prima dei 2000. Però dopo 2000 mi sono recuperato e mi sono fatto male ancora, perciò quello è una teoria che è anche controversa anche per me. Perché dopo 2000 già mi allenavo come dovevo allenarmi, a cercare di essere più veloce, di fare più scatti durante una partita, cercare di essere più forte nelle gambe. E alla fine al Milan mi sono fatto male ancora, stesso infortunio nell'altra gamba. Però ho imparato tantissimo di questi due infortuni, mi ha fatto veramente cambiare e imparare tantissimo. Sono sicuramente un uomo migliore di quello che ero prima. Mi ha fatto capire veramente quanto era grande questo amore per il calcio. Era una roba perché nel primo infortunio io pensavo, ma mentre tutti dicevano che era la fine, che non si poteva recuperare, che questo infortunio nel calcio non era mai successo. Io mi spaventavo, sì, però nel fondo, io sentivo che tornaria a giocare perché uno non può togliere questo della mia vita così perché è un infortunio. Io, cioè, nelle mie chiacchierate con Dio erano delle discussioni perché mi hanno fatto questo, perché a me, perché mi è capitato giusto a me, tante volte, perché alla fine è durato tantissimo, è durato quasi 2 anni per recuperare. Però mi ha fatto una persona migliore, sicuramente. Ho imparato tantissimo di questi due infortuni. Ho una disciplina nella vita che ho imparato da quel momento. Però è bello, bello, bello anche ricordare perché prima dell'infortunio abbiamo avuto degli scontri importanti, no? Quello di 98. Tu soprattutto ne hai avuto uno di scontro importante con Giuliano. Sì, quello sì. Sì, ma anche quello, no? Anche quello perché cioè, io posso capire gli errori veramente, cioè, capita, no? Degli altri di sbagliare. E voi assolutamente non c'entravano assolutamente nulla su quella storia da Moggi, Bettano, quella storia veramente, cioè, non lo so, noi facevamo delle partite bellissime, senza dubbio voi non avevate assolutamente bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda, no? L'epoca. È una situazione strana, io ti dico, io ho fatto la mia parte in quella partita comunque, perché se ti ricordi un minuto dopo ci hanno dato il rigore a noi e io non ho fatto gol, cioè, Sì. proprio per mantenere in equilibrio la cosa, capito? Sì, no, ho capito. No, però Adesso stiamo parlando di anni. ti scrivi Zapagliuca. No, però stiamo parlando di anni particolari dove né noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, certamente, Certamente no, assolutamente e no. dove alcuni episodi magari macchiano tutta una stagione, no? Perché un po' questo è successo, perché quell'anno lì, quella partita lì, che poi se vi danno rigore si va magari sull'1-1, se fate gol, eccetera, noi eravamo ancora in testa, quindi voglio dire, avevamo ancora la possibilità che se vincevamo tutte le partite di vincere il campionato, però
c'era una tensione che arrivava da altre parti, quello di sicuro, da parte di tutti, non solo da parte dell'Inter, nel senso, tutte le squadre erano sempre sotto tensione, perché si pensava che appena c'era un intervento per uno, allora perché è colpa sua, perché è colpa dell'altro, tu hai fatto quello. Quindi sono stati anni un po' macchiati, perché quelle due squadre lì e anche le altre squadre che c'erano, perché erano fortissime le altre squadre anche. Noi avevamo sette squadre che potevano vincere il campionato, sì, ma facilmente. Quello è stato il momento più bello del calcio italiano, sì, in assoluto, probabilmente, sì, perché se non vincevamo una Coppa Campioni, si vinceva una Coppa UEFA, e se non era così arrivavi in finale o semifinale, e perché tutti i giocatori più forti venivano da noi, perché tu sei venuto da noi, Zidane è venuto da noi, tutti sono venuti in Italia, sì, tutti, sì, volevano giocare in Italia. Quindi sono stati degli anni magnifici. Poi io nel 98, toccato a me, mi sono rotto il ginocchio, quindi abbiamo passato tre anni, diciamo così, fra il mio ginocchio e il tuo, che non ci siamo più, che non abbiamo più giocato. Però come poi, esperienza, quello è una delle cose bellissime che ho vissuto in Italia, è questa relazione dei tifosi, no? Cioè, assolutamente non mi piace la violenza, non mi piace quando superano i limiti del rispetto, dell'educazione, però l'amore, la passione per il calcio, i tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan, cioè è troppo, come si vive in Italia il calcio, veramente non si vive da nessun'altra parte. È troppo speciale. Adesso io ho poche esperienze all'estero, però ti dico, l'Italia, e ovviamente sono di Parma, l'Italia è incredibile, quello che ti dà la gente per strada e non solo allo stadio, cioè l'affetto che ti dà. È troppo bello, strada. Troppo bello. Sì, 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 è eccezionale. Per quello sempre che torno a Milano, torno in Italia, cioè ho una soddisfazione incredibile. È l'affetto che la gente mi tratta, che i ricordi che porto, è sempre molto molto bello, molto bello. Sì, sì. Sono troppo innamorato dell'Italia, sì. Per quello, cioè, ho anche pianto per la situazione che è vissuta l'Italia con questa pandemia, no? C'è una roba che ci ha colpito il mondo, però in speciale in Italia, in Spagna anche, e adesso Brasile, che va sempre peggio i numeri, però è stato un colpo che, cioè, veramente triste, no? Quanta gente è morta, quanta gente che c'è. E sicuramente quella gente che è, cioè, della nostra generazione, che ci ha visto giocare, che ci ha visto, è stato nello stadio,